Allora, buonasera, benvenuti alle anticipazioni del TG della 7, inizierà fra pochissimo. Sono molte notizie oggi nel nostro telegiornale, alcuni molto importanti che arriveranno, che arrivano anche dal fronte internazionale, lo sentirete. Apriremo comunque con l'Assemblea Nazionale del Partito Democratico. Si è conclusa oggi, doveva prendere delle decisioni importanti, ma alcuni dicono è finito letteralmente nel caos, perché non sono state prese le decisioni, quelle realmente che contano, cioè lo statuto, cioè le regole da seguire nel nuovo congresso. La data è stata decisa, ve l'avevamo anticipato anche ieri, è l'8 dicembre. Vedremo che poi è scoppiata veramente una polemica dura fra le varie correnti, o chiamatele come volete, anime del Partito Democratico. Oggi, peraltro, è stata anche la giornata di un atteso intervento, quello del sindaco di Firenze Matteo Renzi. Sentiremo che cosa ha detto. Poi nel nostro telegiornale ci occuperemo dei timori sulla tenuta dei conti pubblici italiani. Perché? Perché come sapete, è già previsto purtroppo che l'Italia sforerà il parametro nel rapporto fra debito e PIL dal 3% a fine anno, finiremo al 3,01%. Si tratta di una piccola cosa. Beh, il governo dice che riuscirà a rientrare, ma di fatto, la notizia è questa: oggi arriva una cattiva notizia, una doccia gelata sulle spalle del governo, perché il Fondo Monetario Internazionale ci avvisa: attenzione, perché dai calcoli che noi abbiamo fatto voi potreste sforare in realtà di più, oltre quel 3,01%. A questo punto la strada per il governo delle larghe intese si fa, come dire, impervia, stretto da una parte dalla volontà di mandare avanti ancora il lavoro del governo e dall'altra quello di rimanere nei parametri decisi dall'Europa, nei parametri comunque europei. Mentre c'è da trovare almeno 2 miliardi di euro per evitare l'aumento dell'IVA di un punto percentuale e il pagamento della seconda rata dell'IMU. Questa è la storia, ma vedremo come gli avvenimenti internazionali ci portano anche lontani dall'Italia, ci portano dove? In Kenya, dove, attenzione, oggi è successo qualcosa di veramente eclatante, perché c'è stato un attacco probabilmente terroristico in un centro commerciale di Nairobi. Sono state uccise 30 persone, alcune delle quali sono state letteralmente giustiziate. Tutto è avvenuto durante una giornata che era dedicata ai bambini, ci sarebbero anche dei bambini fra le vittime, si è temuto a lungo anche per la vita degli italiani, alcuni dei quali erano stati presi in ostaggio, la vicenda è ancora in corso. Ora i titoli del telegiornale, ma prima uno spot velocissimo di 30 secondi. Scontro all'Assemblea del Partito Democratico. L'unica decisione è quella sulla data del congresso, l'8 dicembre. Tutto il resto è in alto mare. Il partito si è spaccato al momento del voto sulle regole e il rimpallo sulle responsabilità coinvolge tutti. Matteo Renzi non risparmia una stoccata a Letta, va sostenuto, afferma il sindaco di Firenze, ma è ingiusto affermare che lo sforamento del deficit PIL è colpa dell'instabilità. Forza Italia debutta a Milano senza Silvio Berlusconi. Saremo la sentinella antitasse del governo, così Alfano sintetizza la missione del nuovo vecchio partito. Il sostegno all'esecutivo resta, ma è condizionato dalle scelte di politica economica e fiscale. E il vice premier rilancia l'avvertimento agli alleati: l'IVA non dovrà aumentare e la partita sull'IMU è chiusa. Il Fondo Monetario Internazionale vede ancora nubi scure sui nostri conti. Il calo del prodotto interno lordo italiano quest'anno sarà più marcato, dice l'FMI, e la crescita l'anno prossimo più contenuta. Un nuovo campanello d'allarme per il governo, che aveva già ammesso il lieve superamento della soglia del 3% di deficit PIL, comporterà una normale manovra di fine anno. Dura risposta di Alfano a Rodotà, che aveva definito deprecabili ma comprensibili le parole di un documento delle nuove Brigate Rosse, che chiedeva ai Notav di fare un salto di qualità. Alfano attacca: è cattivo maestro. Inquietanti le parole di Rodotà sulle nuove BR. Il giurista replica: strumentalizza. Io da sempre contro le BR. Ho parlato di parole comprensibili, per dire scontate, se dette dai brigatisti. Giornata di sangue in Kenya, un gruppo di uomini armati ha aperto il fuoco in un centro commerciale di Nairobi. Era in corso la giornata dei bambini. Almeno 30 i morti nell'assalto, almeno altri 7 persone sono ancora in ostaggio. Paura per gli italiani che sarebbero tutti in salvo. La Farnesina conferma la morte di un somalo sposato con un'italiana e residente a Torino. Sempre più probabile l'ipotesi di un atto terroristico.
E in Germania, dove domani è il nuovo giorno della verità per Angela Merkel, 61 milioni di tedeschi andranno alle urne per rinnovare il Parlamento federale e la cancelliera si aspetta, forte di sondaggi a lei favorevoli, il terzo mandato. Datemi un mandato forte, chiede. I socialdemocratici di Per Steinbrück chiedono ancora nella rimonta. Liberiamoci di un governo vecchio inattivo, dicono. Ma molti osservatori temono il rischio di una vittoria senza numeri di una nuova cross coalition. Caos in laguna a Venezia per fermare il passaggio delle grandi navi da crociera. 50 scudi umani in muta si gettano in acqua. Il sabotaggio non violento del comitato No Navi. Per ora il traffico marittimo viene bloccato per i cittadini che hanno protestato e la vittoria simbolica delle formiche contro l'elefante.